Fu in consiglio generale in Orvieto ordinato che la Madonna di Santa Maria de Agosto si debbia il giorno innanzi alla vigilia portarla in Santo Andrea e poi, con solennitade, portarla in Santa Maria. Così si disponeva, secondo le fonti storiche, per un lontano 14 agosto di molti e molti anni fa. La festa in memoria dell'Assunzione di Maria in cielo risale infatti al XIV secolo, quando, proprio il 14 agosto del 1338, per implorare la liberazione da un assedio, si deliberò di portare una statua della Madonna dalla chiesa di Sant'Andrea al Duomo. Così accade ancora oggi, 14 agosto, sulla Rupe, alla vigilia della festa di Maria Assunta, data in cui si rinnova il secolare omaggio della comunità orvietana all'antica patrona del comune, che inizia con la solenne celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Benedetto Tuzia, vescovo della diocesi di Orvieto Todi, e a cui seguirà la lunga processione che dalla chiesa collegiata di Sant'Andrea raggiungerà il Duomo, che è intitolato proprio alla Vergine Maria. Riprendiamo a commentare una festa, quella di quest'anno, che ha un significato ancora più intenso degli altri anni perché ricorre l'anno giubilare della Misericordia. E quindi festa dell'Assunzione sì, ma anche festa della Madonna Misericordiosa. Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. A tutti voi un affettuoso benvenuto, un saluto lo rivolgo in particolare anche al nostro sindaco, a Giuseppe Germani, presidente dell'Opera, e a tutte le altre autorità, ma in particolare anche a voi, fratelli e sorelle. Ci accingiamo con questa celebrazione che anticipa la celebrazione vigiliare, a ricordare, a fare memoria, a fare festa, a gettare lo sguardo nel mistero di Maria, di questa donna che direi è stata da Dio creata veramente come un'opera d'arte. Tutti noi siamo, direi, qualcosa di particolare che sono usciti dalle mani di Dio. Ma è soprattutto Maria, e noi guardandola direi che in lei quasi leggiamo, intravediamo quello che è il nostro destino. Oggi Maria ci dice è un destino di gloria, è un destino di salvezza per tutti i tempi e per tutta l'eternità. Iniziamo la nostra celebrazione portando davanti al Signore le nostre vite con quello che lo accompagnano, le accompagnano, queste sono accompagnate da momenti belli, momenti anche positivi, ma anche da fragilità, da cadute, da qualcosa che connota negativamente un po' la nostra persona e quello che il nostro operato. Lo facciamo con molta sincerità, ma anche con molta fiducia che la misericordia del Signore accoglie tutto per purificare e per restituirci in grazia quello di cui noi facciamo così dono a Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa. O Dio che, volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria,
L'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico figlio fatto uomo e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, fa che inseriti nel mistero di salvezza anche noi possiamo per sua intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza. Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Molto vario e ricco il linguaggio che la liturgia usa, ma non solo la liturgia, anche la devozione usa nei confronti di Maria. Un po' come quando ci rivolgiamo a una persona cara, a volte direi il nostro discorso si arricchisce di tante espressioni. A volte sono espressioni così che fanno parte, discendono da un linguaggio dei sentimenti, delle emozioni. Altre volte invece si richiamano a delle immagini. Ecco, in questo caso Maria, nelle letture, soprattutto di oggi, nella parola di Dio che ce la presenta, domani sarà diverso, domani avremo per esempio una bella espressione tratta dal libro dell'Apocalisse, una donna che è rivestita di luce. Oggi invece la liturgia preferisce così soffermarsi su una immagine. Un'immagine che abbiamo ascoltato dalla prima lettura dal libro delle Cronache è riferita all'arca del Signore. E anche nel Salmo responsoriale abbiamo pregato con questa immagine, l'arca del Signore. Maria, l'arca del Signore. Voi sapete, l'arca è stato non solo un oggetto liturgico, ma qualcosa che ha accompagnato il cammino, la storia del popolo ebraico. In particolare durante l'Esodo, nel deserto, il popolo aveva davanti a sé l'arca del Signore. Quest'arca era come una cassa di legno, legno di acacia, rivestita di lamine dorate, che però era importante per ciò che conteneva. Conteneva le due tavole della legge, i 10 comandamenti, quelle tavole su cui Dio aveva scritto il suo pensiero e il suo invito all'uomo,
E poi conteneva anche una parte, una piccola parte della manna, di quel cibo particolare, di quel pane del deserto, con cui Dio ha sfamato il popolo in questo lungo periodo, i 40 anni della traversata. Era quindi un oggetto prezioso, era il segno della presenza di Dio, Dio era intervenuto nella loro storia come legislatore, dando al popolo appunto queste leggi. Ma era anche, direi così, nel luogo dove veniva conservata la tenda dell'accampamento, era il luogo dove Dio parlava al suo popolo, in particolare a coloro che lo rappresentavano. Ecco, questa arca per un periodo ha accompagnato il popolo peregrinante, poi nell'avvicinarsi alla terra promessa, soprattutto prima della conquista di Gerusalemme, l'arca poi fu trafugata, fu sequestrata dai nemici, e per un lungo periodo appunto fu estranea ad Israele. Poi fu riconsegnata, i Filistei la riconsegnarono e Davide si incaricò di portarla a Gerusalemme, di portarla nella sua tenda, e prima di poter costruire il tempio dove l'arca risieduto fino alla distruzione, dopo è scomparsa, non si sa dove sia andata a finire. Ma i padri, quando hanno parlato di Maria, hanno parlato dell'arca del Signore, l'arca dell'alleanza. L'arca era preziosa non in se stessa, nel materiale che direi di cui era rivestita, ma era preziosa per ciò che conteneva. Un po' pensate anche alle nostre chiese, in una forma così molto, in una dimensione più grande. Sono importanti, sì, se noi pensiamo a questa chiesa, se pensiamo in particolare alla nostra cattedrale, è bella, direi è preziosa per tutta quella gamma di arte espressiva che riesce così a comunicare. Ma una chiesa è soprattutto preziosa per ciò che contiene, perché contiene l'altare, che è il segno di Gesù. L'altare su cui vengono celebrati i divini misteri, perché contiene l'ambone da cui viene annunciata la parola, perché c'è il luogo della riposizione del corpo di Gesù, dove viene custodito, cioè il tabernacolo. Questo è ciò che rende prezioso un tempio, una chiesa, così anche l'arca. Maria allora, ecco, i padri l'hanno vista come questa nuova arca. Certo, l'arca era il segno della nuzialità di Dio con il popolo. Dio aveva, si può dire, messo la firma a questo patto nuziale con il popolo attraverso i 10 comandamenti, attraverso le tavole della legge. Queste nostre chiese sono certamente preziose per questo. E Maria perché è preziosa? Perché in Maria i padri hanno visto lei come la custode. Qui non si tratta più di un'arca che ha che direi è fatta di un materiale umano. Sono pareti di carne, come le nostre pareti, che però portava dentro di sé, custodiva qualcosa di grande. Custodiva nella sua carne, nel suo corpo, la carne e il corpo di suo figlio, ma che era il figlio di Dio. E Maria questo corpo l'ha portato come l'arca, ha segnato il cammino del popolo, così anche Maria ha segnato il suo cammino, pensate, quando è andata a visitare Elisabetta, domani nella liturgia così commenteremo questo brano. E Maria va portando questa, lei, arca, portando la preziosa presenza del bambino. E ci sono tante immagini che ricorrono, quasi si sovrappongono nell'uno e nell'altro episodio. Elisabetta che esplode quando, quasi piena di gioia, ma che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E anche Davide dice, ma
come mai? Perché a me questo onore di poter custodire l'arca dell'alleanza? E poi anche tre mesi l'arca fu ospitata in casa di Obed-Edom, e per tre mesi quest'arca, Maria, fu ospitata presso Elisabetta. Ma c'era il tema della danza, per esempio, Davide che danza davanti all'arca, il bambino che danza nella pancia di sua madre, ma della madre di Giovanni, e Giovanni che proprio nell'incontro con quest'altra arca, sono anzi un incontro di due arche, due donne che in un modo misterioso sono ripiene di una grande presenza, della presenza del Messia e della presenza del precursore del Messia. Arca è, ma ognuno di noi è un'arca, anche noi siamo arca, anche noi abbiamo dentro la nostra carne, noi siamo depositari di misteri e soprattutto è un'arca che è stata consacrata, è stata unta nel battesimo, nell'unzione della crisima, cioè è stata consacrata con l'olio santo, come appunto viene consacrato un tempio. È un'arca, il nostro corpo, che porta dentro di sé non solo le cose belle, buone, che il Signore ha depositato dentro di noi, ma addirittura noi portiamo dentro il nostro corpo un altro corpo. Tra poco noi riceveremo nel nostro corpo un altro corpo, come Maria portava questo bambino, il corpo del Figlio di Dio, noi riceveremo il corpo del Figlio di Dio, di Cristo in noi. Allora anche ognuno di noi è un'arca. E davanti a quest'arca, a un certo punto, nei confronti di quest'arca, c'è una bella espressione. Gesù sta parlando, sta, direi, seminando con sapienza e con generosità la parola di Dio. Il popolo ascolta, si può dire quasi che è un po' sedotto dalla parola di Gesù. Certamente noi, come faccio io adesso, come facciamo spesso noi preti, a volte stanchiamo, a volte annoiamo, a volte addormentiamo. Io credo davanti a Gesù c'è stato veramente così un ascolto, a volte un ascolto che la gente dimenticava che era sera, bisognava tornare a casa, dimenticava di avere fame, e Gesù, direi, nella sua misericordia moltiplicava il pane per loro. Cioè il popolo dimenticava anche quelle che erano le necessità primarie, perché ascoltava questa parola, era sedotto dalla parola. E Gesù un giorno sta parlando, un po' mi faceva ripensare, e martedì sono andato a Roma per il funerale del mio primo parroco. Il mio primo parroco è stato un uomo che io ho ammirato, ero giovane sacerdote, 24 anni, e arrivavo così a Roma. E io mi ricordo che quando l'ho sentito parlare, fare le sue omelie, io mi andavo a nascondere dietro alcuni recettori così nascosti per poter... Ma non solo, ma mi sono accorto poi, guardando anche qualche volta entrando mentre lui predicava, dopo che aveva tenuto l'omelia, un fatto strano. C'era una massa di giovani e questi giovani, dopo aver ascoltato l'omelia, uscivano tutti. E io ripensavo, ma io dico... Nei nostri paesini, in genere, la gente è fuori, sosta fuori. Poi, fino a quando non termina la predica, prima che scoprano il calice, di modo che possano così arrivare che la messa è utile. Qui invece si verifica il contrario. Ascoltano e poi vanno via. Un funambolo della parola. E... è un po' questo anche stato il ritornello, proprio ricordandolo. Io penso a Gesù, che veramente con questa sua parola, ma non è perché dicesse chissà quali, avesse quale forbito dizionario, no, no, ma per i contenuti che comunicava. La gente era lì estasiata, quasi sedotta. E ad un certo punto c'è una donna che rompe il silenzio, che fa sentire la sua voce. E dice, grida lui, beata tua madre,
beata quella donna che ti ha portato in grembo, beati quei seni che ti hanno allattato, un modo molto concreto e molto bello. Cioè, qui si entra in una geografia particolare della donna, molto concreta, il suo ventre e i suoi seni. E Gesù, di rinvio, che dice, beati piuttosto, lascia stare mia madre quasi, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio. Ma Maria è grande perché lei quella parola l'ha ascoltata, l'ha vissuta, l'ha rivestita di carne, ne ha fatto appunto vita della sua vita. Ecco la grandezza di Maria. Anche noi siamo chiamati ad essere grandi di quella grandezza, di essere coloro che sanno ascoltare questa parola, la parola che viene a noi data abbondantemente. Ma purtroppo, vedete, Gesù a volte parlava di questo terreno arido, terreno pieno di spine, pieno di sassi, che non accoglie, che direi quasi respinge quella parola, oppure la rende innocua. La parola non feconda dentro di noi. Quanta parola di Dio io ho annunciato a me stesso e agli altri. Ma che cosa ha cambiato questa parola? E allora penso a Gesù, penso a Maria. Lei è stata trasformata, si può dire proprio quasi sagomata dalla parola. E Maria vive un traguardo, che il traguardo non poteva andare smarrito niente di Maria, non solo i suoi sentimenti, i suoi pensieri, il suo cuore, ma non poteva andare anche disperso e rovinato il suo corpo. Sì, le nostre anime sono importanti, ma sono importanti anche i nostri corpi, perché sono i corpi poi quelli dove si trascrivono tutti i nostri sentimenti. Lì i sentimenti a volte violenti, di odio, invece i sentimenti di tenerezza, di amore, di misericordia, uno li vede quasi trascritti anche nel corpo di una persona, nei suoi comportamenti, nei suoi atteggiamenti. Tutto questo deve essere portato a salvezza. Noi tra poco diremo, credo nella resurrezione della carne. Noi oggi, domani, celebreremo soprattutto la resurrezione, certo, sempre della carne di Cristo, ma anche della carne di Maria. C'è un corpo di uomo maschile e c'è un corpo femminile che sono collocati lì nella Trinità e attendono di essere non lasciati soli, ma che ognuno di noi conduca lì, quello è il punto di arrivo della nostra storia. Allora capite spesso come quando si pensa alla Chiesa come, direi, in queste forme un po' di colei che avversa il corpo, tutto ciò che sa di corpo. Non è vero, non è vero. Perché è proprio la Chiesa che pronuncia questa, credo, la risurrezione della carne. Cioè questa nostra carne, questo nostro corpo, non solo è un dono che ci accompagna lungo la vita, ma è un dono eterno, è un dono per sempre. E allora nella nostra storia dobbiamo vedere come noi stiamo depositando in alto parte del nostro corpo, corpi che invece a volte vengono vilipesi, vengono violentati, vengono negati, vengono, direi, c'è tutta una gamma negativa di atteggiamenti nei confronti del corpo. E poi quasi la nostra cultura ci dà il peggio e poi dopo forse anche invece l'idolatria del corpo. Il corpo certo è armonia, è bellezza, è arte. Questa è un'arte di Dio. E ce ne accorgiamo quando qualcosa di questo meccanismo anche corporale comincia così a tentennare un certo equilibrio. Subito ci accorgiamo della bellezza e dell'utilità. Noi oggi riaffermiamo questa nostra fede. Noi siamo destinati non solo le nostre anime, ma i nostri corpi. E chi è che ce lo garantisce? Certo, ce lo garantisce Cristo, con il suo corpo già deposto presso il Padre, ma ce lo garantisce anche Maria. E questa è la festa del suo corpo glorioso,
del corpo salvato. Chiediamo a Maria che ci dia sempre questi atteggiamenti positivi, belli, nei confronti dei nostri corpi e del corpo degli altri. Il rispetto, anche quando il corpo porta i segni della malattia, porta i segni dell'età. Ma è un corpo che è stata dimora, è stato arca della presenza di Dio. Quindi di ciò che di più grande, di più prezioso, un uomo possa custodire e avere. Preghiamo insieme e diciamo: Padre misericordioso, ascoltaci. Per Papa Francesco, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, perché siano in mezzo al popolo santo di Dio larghi dispensatori di quella misericordia che la Vergine Maria ci ha donato nel suo Figlio Gesù. Preghiamo. Per il nostro Vescovo Benedetto e per la nostra Chiesa diocesana in Orvieto Todi, perché nella solennità odierna veda il riflesso della meta del suo pellegrinaggio terreno e prenda forza per continuare a camminare nella collaborazione e comunione di tutti i suoi fedeli. Preghiamo. Per i nostri fratelli cristiani perseguitati in Medio Oriente e in ogni parte del mondo, siano sorretti e accompagnati dalla nostra preghiera quotidiana, perché la loro testimonianza silenziosa ed eloquente illumini e rafforzi la nostra debole fede e ritorni a beneficio di tutta la Chiesa. Preghiamo. Oggi la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella gloria del cielo. In lei, primizia immagine della Chiesa, hai rivelato il compimento del mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che ha generato il Signore della vita. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
conclusione della celebrazione eucaristica, i portatori ora provvederanno a predisporre la macchina per il suo trasporto in processione. Si tratta di manovre molto delicate che vengono effettuate su comandi scanditi dal capo dei portatori, coadiuvato dal personale dell'Opera del Duomo. Intanto all'esterno della Piazza della Repubblica già si sono radunati moltissimi fedeli in attesa di assistere alla uscita della macchina della Madonna con la Madonna e alla sua discesa sul piazzale. Dalla collegiata vengono fatti uscire in ordine stabilito tutti i partecipanti che anticiperanno l'avanzata della macchina della Madonna, che deve affrontare, come dicevamo, una prima delicata manovra, l'uscita di taglio e di strettissima misura in altezza dal portale della chiesa e poi la successiva discesa dal suo sagrato. Manovra sempre molto delicata, perché per poter uscire dalla chiesa la grande struttura che accoglie la statua della Madonna, a causa della sua larghezza, dovrà essere girata lateralmente. Ed ecco le immagini che la regista Camilla Ballarin ci propone grazie ad una quarta telecamera montata a bordo della macchina, che ci darà la possibilità di seguire di tanto in tanto la processione in soggettiva, diciamo in modo forse meno professionale, ma che rende bene e meglio l'idea come la potrebbe seguire con il proprio sguardo la Madonna dall'alto della nicchia che l'accoglie. Ancora una volta, mentre il pubblico resta col fiato sospeso, i portatori effettuano correttamente la delicatissima manovra di uscita dalla chiesa e subito dopo, sulla piazza scatta l'applauso della folla. Mentre la processione percorre le vie del centro storico della Rupe, ci piace ricordare che anticamente, nella vigilia di mezz'agosto, nella piazza della chiesa di Sant'Andrea, si celebrava il rito della requisitio censualium. Per mezzo di sindaci e procuratori, le terre soggette infatti consegnavano i cosiddetti pali, simbolo della loro sottomissione, e insieme ai cittadini del contado e ai rappresentanti delle arti e del popolo offrivano alla Vergine e all'edificanda nuova chiesa di Santa Maria, futura cattedrale, tributi consistenti in libre di cera. Una cerimonia forse che i responsabili del corteo storico potrebbero prendere magari in considerazione e riproporre alla città. Dio Padre, allora sarà la fine, perché Cristo deve regnare finché Dio abbia messo. La processione intanto, con in testa i rappresentanti delle confraternite, della banda musicale Luigi Mancinelli, degli esponenti del clero diocesano e presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Benedetto Tuzia, inizia a muovere verso il Duomo, attraversando la Via della Mercanzia, oggi chiamata Corso Cavour, e da lì procedere lungo Via del Duomo sino alla piazza omonima. La TV diocesana quest'anno dispone anche di una telecamera ad alta definizione montata
su un drone a pilotaggio remoto che, come vedrete, effettuerà la ripresa aerea della salita della macchina della Madonna sul Sagrato del Duomo. E già vedete le suggestive immagini che ci propone la regia con la processione che sta facendo il suo ingresso nella piazza del Duomo. Immagini realizzate dal cineoperatore pilota Giacomo Guazzalocca. Una volta ai piedi del Sagrato, come consuetudine, i portatori effettuano una breve ma necessaria sosta, raccolgono le ultime raccomandazioni del capo dei portatori per poi dare il via all'ultima impegnativa manovra, la salita in corsa del Sagrato, portando a spalletta la gigantesca struttura che, ricordo, pesa oltre 6 quintali ed ha un'altezza di circa 6 metri. Con l'applauso rivolto ai portatori da parte dei fedeli, varcata la soglia della cattedrale, la macchina della Madonna viene sistemata ai lati dell'altare maggiore, dove resterà per l'adorazione dei vari fedeli per tutta la giornata di lunedì 15 agosto. Con queste immagini di gioia che vedono il nostro vescovo, il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani, il presidente dell'Opera del Duomo Francesco Venturi, fare le foto di rito e congratularsi con i portatori, termina il nostro racconto della festa della Madonna Assunta 2016. Racconto che è stato anche abbellito dalle musiche suonate dal maestro Nello Cataccia con l'organo monumentale del Duomo finalmente in condizioni di poter far sentire la sua straordinaria potenza e voce. Bene, grazie a tutti per averci seguito e appuntamento a tutti voi per il 14 agosto del 2017.